Ciao a tutti e ben ritrovati ai risultati della sfida 1000 euro per l'operatività Commodity Spread. Andiamo a vedere la strategia che era stata proposta per la mensilità di marzo dai nostri coach. Quindi prendiamo il nostro sito della sfida, vediamo che per il Commodity Spread era stata proposta una strategia sul corno, una strategia long che prevedeva l'acquisto della gamba di maggio e la vendita di quella di luglio. Andiamo sul nostro Alpha 4 Charts per riprendere l'andamento di questo spread avuto nell'arco di questo mese. Qua abbiamo la strategia. Il nostro ingresso era stato fatto in questi giorni qua. Vediamo che il nostro obiettivo intanto era di un circa 150 dollari. Vediamo che dal minimo al massimo fatto nell'arco del mese abbiamo un 124 dollari, quindi ci avviciniamo molto all'obiettivo. Cosa è successo in questo spread? È successo che c'è stata subito una ripartenza di questa posizione, subito dopo la nostra proposta, poi abbiamo visto che la stagionalità non è continuata con il picco rialzo che in realtà potrebbe avvenire effettivamente ancora nei prossimi giorni con il cosiddetto effetto scadenza. Cosa potevamo fare con questo spread? Allora, guardando il punto di ingresso da quando l'avevamo proposta a quella attuale, ovviamente, guardando esclusivamente la giornata di oggi, abbiamo una piccola perdita, ma normalmente noi che cosa facciamo con l'operatività in spread? Cerchiamo sempre di inserire una stop in pari, oppure una stop profit che serve poi per salvare il nostro profitto. Quindi, ipotizzando che la nostra posizione man mano stava salendo, noi avremmo potuto inserire una stop loss e avvicinarla come se fosse una trailing stop manuale. Questo per salvarci perlomeno una parte di guadagno e non andare in sofferenza. Questa posizione probabilmente potrà nei prossimi giorni proseguire con questo bello slancio che vediamo alla fine della stagionalità, però sappiamo anche che per quanto riguarda questa materia prima ci sono c'è una caratteristica fondamentale per quanto riguarda una domanda che non è così pimpante proprio perché il corn è utilizzato anche poi per produrre l'etanolo e sappiamo che in questo periodo il petrolio non ha un prezzo così alto e quindi il prezzo in questo caso della materia prima non è slanciato da una richiesta per far concorrenza appunto al petrolio che in questo momento non ne ha bisogno. Quindi concludendo, il commodity spread in questo caso bisogna ricordarsi che non è un'operatività che si basa esclusivamente sulla stagionalità, ma ci sono moltissime altre situazioni, come in questo caso notizie di carattere fondamentale, che possono influenzare la nostra operatività. Per partecipare alla prossima sfida, che tra l'altro inizierà la prossima settimana, possiamo andare all'interno del nostro sito sfida.alphafrol.com. Per chi ancora non avesse partecipato a nessuna di queste opportunità, la partecipazione è totalmente gratuita e ogni mese troverete una nuova strategia proposta dai nostri coach in Commodity Spread. Questa strategia era stata proposta dal nostro coach Marco Pagani, di cui troverete anche moltissime altre proposte all'interno del nostro Strategy Starter Pack. Per tutti i partecipanti della sfida, all'interno della sezione Scopri gli Starter Pack avete accesso ad un link avere lo Strategy Starter Pack ad un prezzo scontato, quindi con uno sconto di 50 euro per avere le strategie tutte le settimane. Questa qua è l'area del nostro Strategy Starter Pack. Come vedete, le strategie sono molteplici perché non ne escono una al mese come nella sfida, ma bensì due ogni settimana, insieme ad un webinar che vi aiuta a capire come inserire tutte le strategie all'interno della piattaforma e rispondiamo alle domande che tutti i partecipanti ci forniscono. Quindi ogni settimana siete aggiornati.
Vi ricordo che la prossima settimana ci sarà il lancio di una nuovissima sfida, una nuova opportunità, come ogni mese, proposta da uno dei nostri coach. Quindi vi aspetto la prossima settimana con una nuova opportunità in Commodity Spread. Ciao a tutti!